Ritengo sia molto difficile definire un radioamatore. Recentemente però l'informatica ha portato alle orecchie di tutti un termine che deriva dalla lingua inglese, hacker. Stiamo parlando dell'hacker informatico, certamente, ma prima di impossessarsi di un sistema informatico, l'hacker è prima di tutto colui che trova una soluzione ad ogni problema, esattamente come ogni radioamatore sa fare. E in questo episodio delle radiochiacchiere incontriamo Normando, Italia Zulu 6 Foxtrot X-Ray Sierra, che non è un semplice radioamatore, ma anche un informatico. E insieme a lui parliamo proprio di hacker, di Mocha, di Linux e del primo diploma GNU Linux che RPS di X-Team ha organizzato dal 9 al 22 settembre 2024. Benvenuti su xja.it. Stazione di Radio Amatore. Io sono Franco e vi invito non solo a leggere ma anche ad ascoltare le pagine del mio sito con i podcast di XJA. Benissimo, oggi per una edizione di Radio Chiacchiere completamente diversa dal normale non parliamo soltanto di radio, ma siamo con Normando, Italia Zulu 6, Foxtrot X-Ray Sierra. Buonasera Normando. Buonasera, buonasera Franco, buonasera agli amici che ci ascolteranno in questo bellissimo podcast che conduci. Tu mi hai incuriosito tantissimo, noi ci siamo incontrati quasi per caso. Tu sei radioamatore, ma sei anche un informatico. Esatto, Franco, io diciamo che la passione per tutte queste cose tecnologiche è nata con me. Negli anni avevo capito che la strada potesse essere quella dell'informatica. Adesso, ad essere precisi, mi occupo di networking nel particolare. Sono un pessimo programmatore, quindi non c'era molta altra strada per chi come me aveva questa passione, che poi è cresciuta, come penso per molti della nostra età, negli anni 80 con i vari VIC-20, Commodore 64, ZX Spectrum e tutto quel fermento meraviglioso che c'era intorno agli 8 bit del tempo. E certo, ma la cosa tra l'altro sta benissimo perché ti interessi di reti, ti interessi di interconnessioni, sei radioamatore, quindi proprio Assolutamente. 100%. Tra l'altro ci siamo incontrati proprio per il diploma GNU Linux, ma ne parleremo poi successivamente. Quello che mi ha incuriosito tantissimo è che tu sei uno degli organizzatori del Mocha. Mocha, che tra l'altro è un evento che c'ha la Bialetti come logo, al che qualcuno potrebbe pensare, ma che cos'è un evento noioso? Beh, più che altro è un evento dove rimanere svegli è una cosa positiva, perché le attività sono quasi, diciamo, attive 24 ore su 24, in quello che è lo stile di un campo hacker nord europeo, come si usava agli inizi di tutto questo. In realtà la Bialetti viene fuori dall'assonanza con la Mocha. Mocha sta per Metro Holographics Camp. Metro Holographics è il nome dell'associazione che organizza questo evento, e di cui possiamo parlare quanto vogliamo, sia dell'associazione che dell'evento, per cui è stato un'assonanza così semplice e così carina che non poteva essere saltata, diciamo così. E infatti Metro Holographics Camp, che poi mi spiegavi offline, che è una delle associazioni culturali italiane più attive nel campo della telematica. Qualche informazione di più? Beh, Franco, diciamo che sì, è più di 20 anni che Metro Holographics è attiva. È praticamente la prima associazione culturale telematica, quella con il quale ci piace definirci. Sostanzialmente è perché degli individui utilizzano lo strumento telematico per, diciamo, aumentare i loro interessi personali, la loro diversità e collaborare insieme, proprio nello stile che contraddistingueva i pionieri delle BBS proprio degli anni 80, in sostanza. Per cui questo voler ricreare quello spirito, quel fascino, quella curiosità, quella libertà di fare gli esperimenti, che poi è proprio il senso di essere hacker, no? Non è l'essere cattivi e fare cose, diciamo, illegali per mezzo dell'informatica, della cybercultura,
ma è proprio quella di smanettare, di tornare a quello spirito di scoperta, di sperimentazione, magari anche di una cosa che è già assolutamente nota a tutti, ma si sa che se la si fa in prima persona ha tutto un altro sapore. Certo, tra l'altro il nome dell'evento si chiama Back to the Root, con una, diciamo, curiosità, c'è cioè la R con due zeri e la T, insomma una radice un po' particolare, quindi il ritorno alle radici. E si celebra proprio il 20° anniversario come un richiamo alla cultura hacker. Di che cosa si tratta, Normanno? Non è che vengo là e mi hackerate il piccino? Franco, proprio come dicevo prima, vabbè, allora la prima cosa simpatica è proprio come è stato scritto Back to the Root, che ovviamente significa ritorno alle origini. R00T è uno di quei tanti modi che negli anni hanno contraddistinto un certo stile, ecco, un certo stile su come si scrivevano le cose. Faccio un esempio, il grande classico di sostituire le lettere molto simili con dei numeri è stato uno dei primi tentativi molto banali di rendere meno indovinabili delle password, no? Per cui invece di usare delle vere e proprie parole scritte come dovevano essere scritte, si usava, che ne so, il 4 al posto della A, il 3 al posto della E, il 7 al posto della L, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è proprio un richiamo a quando non c'era la grafica, a quando c'era solo il codice ASCII o ASCII, che dir si voglia, e si usavano tutti i simboli e le lettere della tastiera per fare cose un po' diverse dal solito. La cultura hacker è quella che ti dicevo, no? Che è quella dello smanettare. Io penso che molti ricordano come i primi hacker sono quelli che hanno creato i primi computer, mettendo insieme quello che c'era all'epoca. Abbiamo i nomi celebri, il primo che mi viene in mente è ovviamente Apple, che ha fatto l'Apple One davvero in un garage, con i chip che c'erano all'epoca disponibili, ma gli stessi Hewlett e Packard della famosa HP iniziarono in un garage a smanettare, a cercare di fare qualcosa di nuovo. In questo filone, naturalmente, chi non si è mai interessato di una delle reti più grandi che c'era nel mondo, che era quella de dei telefoni, la rete telefonica, e lì sono iniziate le prime attività volte non tanto a fregare la Bell di turno, ma per capire come funzionavano. E quindi sono iniziate tutte quelle attività che poi hanno fatto scoprire a toni diversi per fare cose diverse, che ovviamente chi aveva pensato quella rete non pensava che sarebbero mai state sfruttate, no? E invece poi l'arrivo degli smanettoni ha smascherato queste cose di scoperta, di tentativi, ma sono nell'ambito di quella curiosità, di quello stupore che genera la scoperta. E non c'è niente di malevolo. Considerate, amici, che tutto ciò che gira ormai intorno alla cyber security, dietro a molti più hacker di quelli che pensate, ma gli hacker, quelli buoni, quelli che stanno lì a controllare che il software che usiamo sia effettivamente privo di strani modi per sfruttare errori e quindi, che ne so, le cose più banali, rubare soldi da carte di credito, tutte queste cose qua. La maggior parte degli hacker hanno un cappello bianco in testa, come si dice, sono persone che stanno lì a fare in modo che noi rimaniamo sicuri. Senza questa curiosità alla base di questa cultura, nessuno si metterebbe a cercare ciò che magari c'è anche in piena luce. Certo, guarda, hai detto delle cose fantastiche che mi ricollegano subito al nostro mondo. In pratica noi siamo due radioamatori e tu hai parlato di curiosità, di andare a vedere come funzionava, per esempio, la rete dei telefoni, no? Quindi sono nati quelli che noi abbiamo chiamato i primi smanettoni, giustamente, che hanno sfruttato magari qualcosa che era stato lasciato libero da altri. Ora, per noi radioamatori, quindi è qualcosa di eccezionale, ma tra l'altro io ho visto poi che il MOCA 2024, che si tiene a Pescara. Allora, sì, per essere precisi, si tiene in provincia di Teramo, poco a nord di Pescara, ma parliamo di meno di mezz'ora dalla città. Pescara è stata sempre la sede storica del MOCA, solo che quest'anno c'era venuta voglia di farlo davvero in grande, e abbiamo a disposizione un intero camping, per cui Caspita. si può arrivare in tenda, si può arrivare in camper, si può arrivare e andare via ogni giorno, per cui
Per questo motivo ci siamo dovuti allontanare un pochetto dalla città, i cui spazi sono ovviamente sempre un po' limitati rispetto a quando si va un po' fuori. Certo, ecco, la puntualizzazione era importante perché da parte mia c'era un po' di confusione tra Pescara e Teramo, poi alla fine scopro che è quasi, no, sul confine tra uno e Siamo lì, l'altro. siamo lì, siamo lì. Al netto di questo c'è anche una novità per noi radioamatori, cioè praticamente, Assolutamente. visto che tra hacker e radioamatori c'è una linea sottile, c'è anche qualcosa di nuovo in questo Moca Camp. Esattamente. Allora, quest'anno tante coincidenze, ma si sa come, no? Le coincidenze portano sempre, o meglio, quasi sempre, a cose carine da fare, no? Molte scoperte scientifiche sono state fatte per delle coincidenze. La coincidenza è che, diciamo, io sono entrato a far parte, diciamo, dell'organizzazione, dell'associazione, mi sono esposto maggiormente rispetto agli anni precedenti, dove avevo fatto cose molto più marginali. Quest'anno ho detto, vabbè, facciamo una cosa più carina, fammi proporre qualcosa. Pensando a quello che è successo, adesso dici Normando, vai sempre così indietro, sei proprio così che guardi nel passato, però il nostro passato è stato carino, quello dei radioamatori. Penso a quello che succedeva nei primi anni del Novecento, quando il radioamatore non poteva che essere un hacker, uno smanettone. Non c'erano radio in vendita, non c'erano antenne in vendita. L'arte dell'elettronica, come il titolo di un bellissimo testo di elettronica che tutti dovrebbero avere nella biblioteca, non era stata ancora formalizzata come si deve. Per cui, se c'è un vero e proprio ritorno alle origini, non poteva non avere a che fare con la radio, dove noi radioamatori, proprio alla fine della bruttissima tragedia del Titanic, aveva avuto una risonanza pazzesca. E su questa scia abbiamo detto: provo a vedere come ci starebbe in tutto questo un po' di radio. La questione si è concretizzata in quella che mi veniva in mente subito da sfruttare, che è una referenza POTA, Parks on the Air, il cui campeggio è praticamente parte, che è quella della riserva marina protetta della Torre di Cerrano, che è un posto oltretutto bellissimo. Se andate a vedere il sito, il logo del MOCA 2024 è questa torre, che è proprio una torre che sta lì sul mare, su una riserva marina protetta. Ho detto, vabbè, allora c'ho una scusa, c'ho qualcosa da attivare, chiedo un bel nominativo speciale al ministero, ed eccoci qui con Italia, Italia 6, MOCA. Saremo, io spero, tanti radioamatori in quell'occasione, anche perché ho scoperto che con solo la mia proposta sono usciti radioamatori che erano nascosti. Ma come? Anch'io sono radioamatore. No, sai come succede in questi casi? Che ci si incontra sempre per altri motivi e non si condivide poi alla fine che abbiamo questa passione. Tra l'altro verranno ovviamente altri radioamatori che hanno chiesto di partecipare a delle attività. Ci saranno dei Beacon Whisper, per chi non lo conosce, WSPR è l'acronimo, è molto carino. Chi non lo conosce, andasse a cercare questo bellissimo progetto per studiare la propagazione, e chissà quanto altro. Naturalmente ci sarà il primo Linux Award, ma suppongo che ne parleremo tra un pochetto. Per cui, ecco, questo è stato il sottile filo che ha unito da sempre gli hacker ai radioamatori, e ce lo vogliamo mettere. Ti cito semplicemente quello che ha detto uno dei nostri, diciamo, lo chiamiamo ancora presidente, che è Stefano Chiccarelli, tra l'altro autore, insieme ad Andrea Monti, di Spaghetti Hacker, che è uno dei libri storici della cultura cyber italiana. Quindi, se non ce l'avete e vi interessa la storia dei primi anni hacker italiani, Spaghetti Hacker è il libro perfetto. Gli ho spiegato un attimo come funzionava il mondo dei radioamatori, cosa ci girava intorno, e la sua frase, ce l'ho ancora in chat, diceva: mi sembra una cosa malatissima e allo stesso tempo bellissima. Facciamolo. E quindi eccoci qui. Tremendo. È più uno spirito da radioamatori che da informatici alla fine della fiera. Hai citato Italia Italia 6 Moca e hai parlato anche, hai anticipato quello di cui volevo chiedere, perché poi alla fine Italia Italia 6 Moca è diventato uno degli attivatori del primo award GNU Linux. Ti ho coinvolto in pratica in questo award, perché poi, tra l'altro, lì, che cosa si usa come sistema operativo alla fine della fiera?
Beh, alla fine della fiera Linux credo che sia il sistema operativo che ha battezzato ogni hacker in senso informatico sulla Terra, sostanzialmente. Poi delle varie innumerevoli varietà che esistono di sistemi operativi basati su uno Unix, penso a FreeBSD, OpenBSD, quanti ne vogliamo, ma come Linux probabilmente nessuno di questi ne ha conosciuto la diffusione, per cui è chiaramente ciò che ha fatto da motore per formare, per incuriosire, per stupire, per far pratica e anche per lavorare a moltissimi, se non proprio tutti, gli hacker contemporanei. Questo certamente, Franco. Sia hacker buoni col cappello bianco, sia E hacker quelli cattivi. cattivi. Eh sì, eh sì, eh sì. A questo punto, ricordiamo quando sarete attivi col Moca Camp, perché coincide anche con il momento in cui sarete attivi come Italia Italia 6 Moca, valida anche per il primo diploma GNU Linux. Esatto, tra l'altro ci hai onorato del fatto che Italia Italia 6 Moca sarà una stazione Jolly. Cercate su Google il Linux Award, il primo Linux Award, ci sono tutte le regolette meravigliosamente spiegate e anche perché è carino collegarci come stazione Jolly. Il Moca si terrà dal 13 al 15 settembre di questo fantastico anno 2024, questo per chi ascolterà il podcast nel futuro. Saranno 3 giornate estremamente intense, le attività praticamente saranno sostanzialmente da mattina a notte, con moltissime possibilità di fare, di imparare, di scoprire, di divertirsi. Perché se ci sono due track, come si dice in gergo delle conferenze, quindi ben due palchi dove si alterneranno persone anche assolutamente di spicco mondiale a parlarci di cyber security, di tecnologia in generale, di scienza. Ci saranno anche le attività che sono relative alle community, che insomma raccolgono persone da sempre in questo ambito. C'è un hackerspace dove sarà possibile fare cose, uno spazio per gli hacker. Ci sarà uno spazio per i bambini che si chiama Mo Kids, dove ci saranno seminari di stampa 3D per fare un po' di elettronica, imparare a saldare. Insomma, le attività sono veramente innumerevoli, per cui vi consiglio comunque di andare a vedere il sito che è moca.camp o mocacamp se lo vogliamo dire all'inglese. 13-15 settembre 2024, in quei giorni sarà attiva la stazione Italia Italia 6 Moca, verosimilmente in tutti i modi che riusciamo ad attivare, sarà sicuramente attivato il modo telegrafia, il modo fonia e grazie ad un amico che si diverte a fare effetti 8 ci sarà anche effetti 8. Io personalmente da informatico un po' mi annoio, ma sarò felice un giorno magari di fare una radiochiacchiera su quello che c'è dietro all'effetti 8 tecnicamente, che è qualcosa di assolutamente mirabile tecnicamente, Franco. E io quasi quasi questa cosa la prendo come un invito e quindi ti invito alla prossima radiochiacchiera dove ci facciamo una radiochiacchiera relativa proprio all'FT8. Per il momento io ti ringrazio tantissimo, ci hai dato tante informazioni, ma soprattutto ti ringrazio per essere uno degli attivatori a settembre di questo primo GNU Linux, che poi è il nostro sistema operativo preferito, e certamente non mancherà occasione di ritrovarci su questo podcast per un'altra radiochiacchiera. Ne sarò felicissimo, così come sono felicissimo di far parte del gruppo degli attivatori e cercherò di dare ovviamente il meglio possibile perché tutti possano contattarci e arrivare fino a loro per il diploma. Grazie Normando e alla prossima, tante belle cose. Grazie a te, Franco, un saluto a tutti, ciao.